Abbiamo incontrato il segretario provinciale della Lega Nord, Emanuele Prataviera, per parlare di un tema che sta facendo molto scalpore, città metropolitana. Vediamo il servizio. Abbiamo con noi oggi Emanuele Prataviera, segretario provinciale della Lega Nord, per parlare dell'argomento città metropolitana. I consigli comunali hanno ancora un mese per decidere cosa si farà effettivamente, cosa sta succedendo, come ci si muoverà. Ma infatti questo credo che sia l'argomento più scottante nell'agenda politica che i consigli comunali dovranno affrontare, come ricordava lei, in questo prossimo mese. E è proprio su cosa si deve fare che si sta concentrando gran parte delle riflessioni proprio amministrative anche in questo momento. Quindi da una parte c'è un decreto, quello della spending review, che è abbastanza restrittivo e dice che la provincia scomparirà. E che verrà sostituita teoricamente da questa provincia metropolitana, da questa città metropolitana, che però non ha ancora i contorni ben definiti, nel senso che se si capisce quali saranno le attribuzioni, le deleghe, dall'altra parte non si capisce né come si finanzierà, quindi le modalità di entrate, che è un tema credo abbastanza importante per capire poi anche la capacità di spesa e di impegno. Né si capisce quali saranno effettivamente l'organizzazione e i poteri che i comuni avranno e la città metropolitana avrà. Di fatto il decreto non è lungo, l'articolo è uno, è l'articolo 18 di questo decreto di inizio agosto, però il fatto che desta la maggior preoccupazione tra gli amministratori di questo territorio è appunto il non vedere perdere l'autonomia che oggi c'è. Ed è questa un'autonomia sempre stata cara al Veneto orientale perché si è sempre sentita un po' periferia dell'impero. Qui siamo nel Sandonatese e opera con una determinata tematica, ma il Porto Guarese in particolare ha sempre vissuto questa distanza dal centro di potere, tant'è che si pensa addirittura a una fuga. E quindi da una parte ci sono i timori e le aspettative degli amministratori, dall'altra ci sono i timori e le aspettative dei partiti, dall'altra ancora che hanno una visione, quindi hanno un pensiero, una filosofia politica, dall'altra invece ci sono gli interessi dei cittadini. È chiaro che nel nostro pensiero politico la scelta migliore da effettuare è quella che va in funzione delle aspettative della gente, cercando di fargli pagare il meno possibile, perché ricordiamo che quando c'è tra diretta e indiretta una tassazione media del 60%, è chiaro che non si possono sobbarcare altri costi. Ma poi, se questa città deve essere un'opportunità, come dicono chi l'ha promossa, vogliamo capire dove concretamente. A oggi non si capisce, quindi qui si annida tutta una serie di timori che rendono difficile anche il dibattito e il confronto con la cittadinanza, perché chi sta in prima linea ancora, a mio avviso, ha le idee un po' confuse. Sì, infatti questo dibattito, come avete sottolineato più volte, sta rischiando di diventare, se non è già diventato, un po' una guerriglia tra politici, perché si rischia di coinvolgere poco i cittadini in questa decisione. Quali sono quindi le conseguenze più significative a questo cambiamento, per il Veneto orientale soprattutto? Ma è proprio perché non si capisce che cosa sarà questa città metropolitana. Di fatto le funzioni attribuite sono sostanzialmente quelle della provincia. Però le modalità di elezione saranno diverse. Il sindaco, il presidente della città metropolitana, verrà eletto a suffragio universale, ma non sarà eletto così il consiglio. Quindi è un tema abbastanza delicato e difficile. La gente, da una parte, è refrattaria, dal mio punto di vista, a essere coinvolta in questo dibattito perché, oltre ad avere le tinte fosche, di fatto lo avverte come appunto un dibattito politico tra politici, tra amministratori, quindi una cosa che non tocca direttamente il portafogli e invece cosa che dal mio punto di vista non è. Far parte di un sistema o non farne parte comporta delle ricadute sui cittadini, quindi la mia posizione uscita questa settimana era quella di dire fare una scelta piuttosto che un'altra significa andare a toccare le tasche della gente. Dobbiamo capire esattamente di cosa stiamo parlando, cosa che dal mio punto di vista oggi ancora così non è. Benissimo, ringraziamo Emanuele Prataviera, segretario provinciale della Lega Nord. Buonasera. Arrivederci, grazie.